Cari amici, trade, buongiorno. Oggi è il 30 di gennaio, sono le 6 e un quarto, 23:15, cambio della candela. Andiamo a fare l'analisi per la giornata di oggi. Ieri ci sono stati tassi di interesse, sono rimasti invariati per la banca centrale americana, cioè la Federal Reserve. Giornata di oggi, vediamo cosa si riserva il programma. Vedete che alle 9:55 abbiamo la variazione dell'disoccupazione che in Germania, che è positiva, 5 contro gli 8 della settimana scorsa. Poi abbiamo, vedete qua, la sterlina, il rapporto della Bank of England, la diminuzione sui voti della BOE per il cambiamento di politica monetaria, che è positivo, aumento dei voti per la BCE per il cambiamento di politica monetaria del gennaio. Poi abbiamo, attenzione, decisione del tasso di interesse, verbale dell'incontro MPC e discorso del governatore Carney. Nel pomeriggio vediamo il PIL trimestrale, che questo rimane invariato, e poi la giornata si conclude tranquillamente. Andiamo a vedere i nostri grafici e partiamo con euro-dollaro. Vedete che l'euro-dollaro ieri è sceso sotto gli 1,9. Vedete questo 1,10 è stato respinto due volte, come potete vedere qua. Qui abbiamo un doppio minimo, vedete questo qui, solo un istante, che eccola qua la penna, doppio minimo. C'è qui una pin bar, attenzione perché siamo in chiusura di G2, potrebbe essere questo il minimo che ha fatto ieri importante. Siamo alla 40ª candela, siamo ancora sotto, per il momento sull'euro-dollaro non faccio niente, aspetterei chiusura di G3 e G4. Passiamo sulla sterlina, la sterlina che ieri è anche lei scesa al ribasso. Vedete che siamo sempre in una fase di short, siamo sotto la media 50, chiaramente siamo sopra la media 200, però andiamo a vedere in H4 com'è la situazione in H4. Attenzione che oggi ci sono i tassi di interesse e vedete che in H4 siamo anche qui in un G4, vedete che qui il G4, siamo alla candela numero 47, attenzione. Qui siamo proprio al limite, potrebbe essere che questo minimo che vedete qui fatto, questo minimo, il 28 alle 13, questo potrebbe essere un minimo importante, attenzione, e per il momento siamo sotto la media 50, siamo sotto la media 200, per il momento qui starei attento e aspetterei prima di fare qualsiasi cosa, comunque siamo tirati e vedremo nelle prossime ore che cosa succede, andrò a ricontrollare su prima de che escono i dati. Poi il dollaro giapponese, eccolo qua il dollaro giapponese che anche lui ieri ha fatto una candela negativa, vedete ha rotto il massimo ma non ha rotto il minimo, siamo ancora in una fase di G1, per il momento qui aspettiamo, non facciamo niente, siamo sotto lo zero anche del TSI. Come potete vedere qua, siamo sotto, per il momento potrebbe andare a prendere questo 108-500 sulla media 200, per il momento aspettiamo, non facciamo niente. Il dollaro canadese che ieri continua la sua salita, attenzione, potrebbe andare a prendere la media 200, vedete che qui la media 200, eccola qua, ve la segno in arancione, questa qua, la media 200, per il momento trend rimane ancora al rialzo, siamo in un G4 che non è ancora in chiusura, per il momento aspettiamo di vedere che cosa succede, per il momento sul dollaro canadese non faccio niente, solo aspetto di vedere la prossima chiusura. Poi andiamo a vedere il AUD USD continua la sua negatività, vedete che siamo sempre sotto, vedete che ieri ha rotto il minimo della candela precedente, ha fatto un outside ribassista, qui per il momento non tocchiamo niente sul dollaro australiano, siamo in attesa di vedere che cosa succede. Andiamo a vedere il dollaro messicano, eccolo qua, dollaro messicano, lui invece, solo un istante, mi scuso dell'interruzione, ritorno sul CAD yen intanto. E ritorno sul dollaro messicano. Eccolo qua, dollaro messicano. Anche ieri candela negativa, continua sempre la sua discesa. Per il momento anche qui siamo in una fase di short. Vedete che il trend è completamente short. Per il momento vado a mettere solo come un prossimo target. Vado a mettere questo 18,50, ecco 18,49. Eccolo qua, 18,49, dove potrebbe essere, infatti, c'è questo nuovo minimo che potrebbe
Passiamo alle cripto. Ieri ho chiuso una cripto, rimango al rialzo solo con quella entrato a 153 dollari americani. Poi ho le cripto, i coin su Coinbase, su però Ethereum. Vedete che la media 350 ha respinto, vedete, questa candela. Per il momento siamo ancora in un trend al rialzo, siamo sopra 200, siamo sopra 50. Vedete che anche qui siamo ancora al rialzo e aspetteremo di vedere che cosa succede. Il Bitcoin ieri ha un istante, ritorno su Ethereum, ritorniamo su Bitcoin, vediamo se ce lo prende subito. Eccolo qua, Bitcoin che ha fatto 9.374, anche lui al rialzo, continua. Prossimo target potrebbe essere questi 10.000, vedete dove c'è questo qui, potrebbe essere questo il prossimo target. Per il momento rimane tutto al rialzo, aspettiamo di vedere che cosa succede. Poi US dollaro che lui invece da fare, andiamo a vedere, andiamo su US dollaro. US dollaro, eccolo qua, continua il suo rialzo. Ieri ha fatto anche qui una candela positiva. Vedete, ha formato una pin bar. Siamo sopra la media 200, è chiuso sopra. Per il momento, anche qui siamo in un G2. Per il momento, non faccio niente. Aspetto, è inutile entrare a mercato adesso. Vediamo cosa farà su questa forte resistenza che abbiamo qui a 12,36. Per il momento, in attesa. Poi il gold, eccolo qua, attenzione gold. Ieri il gold ha fatto una candela positiva, vedete, eccola qua, 1577, siamo in un G2. Attenzione, non so se questo è il minimo del 14 gennaio sia il minimo importante. Prima di entrare a rialzo aspetterei perché siamo alla candela numero, attenzione che controllo, 38. O potrebbe essere qui che è stata la ripartenza. Per il momento aspetterei prima di entrare a mercato. Per il momento sul gold comunque il trend di fondo rimane ancora, come si chiama, short. Eccolo qua, che questi li metto qui che mi possono servire. Per il momento aspettiamo di vedere cosa succede. Poi il DAX, ieri il DAX ha fatto una candela doji. Anche qui per il momento incertezza, siamo in un G3 in chiusura, aspettiamo di vedere cosa succede. Il Dow Jones, ieri il Dow Jones, scusate, eccolo qua, vedete che ieri il Dow Jones ha fatto una candela di rialzo, è andato a prendere i 29, 20, quasi 29.000, vediate che 28.947, quasi 29.000. Per poi ritornare a chiuso con questa pin bar. Attenzione, trend comunque di fondo rimane ancora short. Per il momento sta più per chiudere, trend di fondo, scusate, è al rialzo, trend di lungo periodo. Qui siamo alla 37esima, 39esima. Attenzione, prima di entrare a mercato, qui aspetteremo di vedere cosa succede. Poi andiamo a vedere il Nikkei che lui, anche lui, chiuso con una candela, ha rotto il massimo ma non il minimo. Anche qui aspettiamo di vedere cosa succede. Comunque siamo in un G4. Poi il petrolio, niente da fare, ritornato al ribasso. Vedete che continua la sua discesa. Siamo in un G4. Staremo a vedere se questo 52 è la partenza del nuovo ciclo. Eccolo qua che lo vado a mettere qui. Se questo è il minimo di partenza. Per il momento starei attento prima di entrare a mercato sul petrolio, che a mio giudizio rimane per il momento ancora short, si dovrà ripartire adesso. Staremo a vedere cosa succede, da monitorare questo 50. Questo è il punto da monitorare, perché se rompe questo, e allora potrebbe crollare. Vedete che lo vado a mettere qua in giallo. Questo è un punto di, come possiamo dire, di molto importante sul petrolio. Poi andiamo a vedere il copper. Vedete che anche il copper, lui è sceso 2,56, continua la sua discesa del G4, un crollo totale. Per il momento anche sul G4, sul copper non facciamo niente. Il gas
Anche lui continua discesa 1,89. Penso che il gas potrebbe andare a 1,67. E termino con la soia che ieri anche lei continua la suo ribasso. Io vi ringrazio ancora, vi auguro a tutti una buona notte e ci sentiamo domani. Ciao a tutti.